Buon pomeriggio, generale. Buon pomeriggio. Ciao La vedevo Andre. meglio prima, generale? Come dici? La vedevo meglio prima, con il telefono Ah, forse esatto. così. Ah, Benissimo, benissimo. benissimo. Ora mi deve fare una cortesia, ecco. Lei faccia finta di tornare indietro negli anni, quando si schieravano come si chiama? I soldati, no, i militari, come li chiama? I militari, e lei li passava in rassegna, tutti belli precisi. Ecco, allora adesso mi deve fare una cortesia, mi mette il cellulare sull'attenti, fermo da qualche parte, così quando noi la facciamo emozionare con le nostre domande, l'immagine resta ferma. Si Non ti riesce? preoccupare, Gino, non ti Ah, non mi preoccupare. preoccupo. Andiamo avanti. Anna? Sì, sono qui, buonasera. E adesso mi posso permettere di scherzare con il generale, che in pensione prima non si poteva. Quando io vedo i gradi, ho fatto il militare e sento, sono sottoposto al fascino dei gradi. No, non ti preoccupare, io sono sempre stata una persona dal carattere umano e soprattutto vicino alla gente, per cui i gradi sono un modo per esprimere una gerarchia, tutto Ecco, qua. però generale, io le devo dire la verità. Io ho Sì. fatto il militare, ecco, adesso le dico una chicca, non lo sa nessuno, solo io lo so, ma adesso lo rendiamo pubblico. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. Ho fatto il militare, la selezione, a Barletta. Poi da Barletta sono andato a Roma, da Roma sono tornato a Bari. E a parte il fatto che lo Stato non mi ha riconosciuto il dover rientrare a casa prima, visto che mio padre è morto, ma lasciamo stare questo, mentre c'era qualcuno che andava in licenza molto spesso, che veniva poi da me perché io stavo in ufficio che consegnavo le licenze, ma quando sono stato a Roma c'erano quei colonnelli e quei generali che io accompagnavo perché ero autiere, che ti davano del lei, ti chiedevano per piacere, per favore. Quando sono arrivato a Bari, ecco, mi dispiace, lo devo dire, non c'era lo stesso rispetto per noi soldati. Io ero l'abriscese. Io penso che sia un fatto dovuto alla singola persona. Uno, per come si forma dalla nascita, l'educazione, la sua formazione durante la vita, porta poi a un comportamento sociale che può essere diverso. Io ho sempre avuto un atteggiamento di rispetto per tutti, per la verità, Ecco, lei quando ha detto così mi ha fatto. con i miei, diciamo, collaboratori, veramente li facevo sentire a loro agio e li mettevo in condizione di esprimere il loro modo di lavorare al massimo possibile. E mi sono trovato veramente bene nella vita e anche nell'azione di comando, che non la interpretavo come un fatto di forza, ma come un fatto collaborativo. Io sapevo di dover svolgere un servizio per lo Stato, quindi per la collettività, e trovavo il metodo migliore per poter servire lo Stato, appunto, e la società Io tutta. ho fatto questo riferimento proprio perché lei ha parlato in quella maniera e quindi volevo semplicemente dire che c'era questa differenza, almeno io l'ho verificata, tra il sud e il centro e quindi penso che al nord andasse ancora meglio. Adesso naturalmente non è più così, anche se io sono convinto che aver abolito il militare è stato un grave, gravissimo errore e oggi verifichiamo quelle che sono le conseguenze. Basta vedere che cosa succede in giro. Va bene, ma lasciamo stare. Io le. Direttore, ai nostri tempi Sì. chi faceva il militare diventava un vero uomo, uno diventava uno che poteva benissimo inserirsi in qualsiasi angolo della società perché aveva fatto il militare, aveva acquisito quelle nozioni che magari non ti dava neanche la scuola e che ti creava, secondo certi principi, insomma, una formazione umana più concreta.
Sì, è stata sicuramente una bella esperienza che secondo me i giovani, se oggi la potessero fare, ne troverebbero grande giovamento. Generale, ma non è per questo che l'ho chiamata, per parlare dei suoi trascorsi, come dire, professionali, lavorativi, ma perché io sto ancora con la mente, penso e sono ancora collegato all'ultima volta che ci siamo sentiti un bel po' di tempo fa, quando lei mi aveva detto che c'era il Silletti. Che cos'era questo Silletti che mi avrebbe Sì, fatto? no, era una pianta nuova per la scienza, quindi per la Quindi la botanica, pianta Silletti? sì, che io ho scoperto, adesso ve la mostro perché sapevo che mi avessi fatto questa domanda, e io l'ho scoperta, il professore Brullo, un bravissimo professore di botanica dell'Università di Catania, che ha anche classificato tantissime altre piante, l'ha determinata e ha scoperto che è una pianta nuova per la scienza e gli ha voluto dare il mio nome, tant'è che appartiene al genere Odontites, la specie Silletti. Io adesso tento di farvi vedere la pianta perché l'ho fotografata, ce l'ho nel computer dopo averla scannerizzata. Posso pure ingrandire. Ci sono dei fiori Quindi di questa è colorato. un'immagine, magari ce la manderà poi questa immagine, così da, Sì, come no, ritorniamo, sì. ne tengo tantissime. È una pianta di Ritorniamo su di 20-40 lei. centimetri, quindi Ah, ecco, no, è vediamo, bellissima. ferma un attimo, generale, mi scusi se mi permetti non è un ordine questo, è un invito a tenere fermo il No, cellulare, un dobbiamo attimo. fare le cose per bene. Ho trovato una Ah, bella qua si vede bene, sì. scansione. Questa è una pianta davvero che è stata scansionata e quindi conservata nel mio album enorme di piante che tengo e che ho trovato in tutta Italia, dal Monte Bianco, dal monte più meridionale, all'Etna, eccetera, eccetera. Quindi E questa pianta porta il suo nome? questa pianta porta il mio nome. Voi, se andate su internet, Sì, torniamo. Sì, scansionate il nome Odontites Silletti, verrà fuori. Ed è stato riportato sull'ultima flora d'Italia, la flora ufficiale del professor Pignatti, come specie nuova. possiamo tornare su di lei, generale? Sì, eccoci qua. Eccoci qua. E allora, direttore. E allora, quindi lei sa sciare pure. Beh, questa è un'attività che non ho mai imparato E bene, se come? non Ha in parlato di Monte forma molto, Bianco? molto dilettantesca. Ha parlato di Monte Bianco e quindi ho pensato Sì, no, a... ma io sono Monte Bianco, ma non solo il Monte Bianco, tutte le altre montagne dell'arco alpino e appenninico, molte me le sono scalate, ma con questa funzione cercare piante rare che mi piace fotografarle e poi magari fare un libro. Io ho fatto anche un libro, addirittura glielo faccio vedere, perché ho scoperto 12 orchidee nuove, poi gliene rendo una copia, non so se la vede, che è stata pubblicata su una rivista del Corpo Forestale dello Stato. Ho scoperto 12 orchidee nuove a Sant'Eramo che ovviamente come autore portano il mio nome. Non so Sì, se riesce a vederla. abbiamo visto un po' più su il libro, il testo. No, al contrario. Sì, ecco, sì. E ci sono tante orchidee, fra queste ce ne sono 12 che ho scoperto io, sono tutti ibridi nuovi, delle immagini bellissime, poi gliene rendo copia tramite Anna. Grazie generale, possiamo tornare su di lei? Oh, allora, torniamo a noi. Mi raccomando, il cellulare ben Ecco qua. allineato. Ecco, sì. Anna? Sì, Gino. Stavo guardando le No, orchidee bellissime perché io le conosco, qualcuna, delle
visto che sono, sono state racchiuse anche in un volume del Generale qualche tempo fa. Credo che invece ci sia una nuova pubblicazione, vero Generale? Sì, sì, questa no, è in itinere un'altra grossa pubblicazione sulla flora della Morgia, e spero quanto prima di pubblicarla. Pubblicare. Ma quante specie ne abbiamo? Più che specie, quante piante? È ricca la Morgia? Io sto facendo quelle di Sant'Eramo. Per Sant'Eramo ho trovato 1170 specie di qualsiasi dimensione, dalla più piccola alla più grande, e molte sono nuove, mai riportate in questi luoghi. Abbiamo scoperto anche specie che non erano state mai censite, e addirittura questa nuova che vi ho fatto vedere. Ecco, come si fa in questi casi? Si deposita qualcosa? Cioè, come si certifica? Dove? Si fa una pubblicazione, è una pubblicazione scientifica, e si pubblica sulle varie riviste scientifiche. Vedete, questo ve lo devo far vedere, perché è l'Ofris dedicata al comune di Sant'Eramo, è una delle orchidee più belle che esistono, si chiama Ofris Sant'Eramana. Vedete un po', non so se riuscite a vederlo, vedete che bei colori, riuscite a vederla? Sì, piano piano, sì, adesso la stiamo guardando, sì. Questo è addirittura un incrocio fra tre specie di orchidee diverse. Torniamo in studio, sì. Torniamo in studio. Ok. Vi ho dato un piccolo assaggio di quello che io nel mio tempo libero faccio. Beh, è una bella passione, anche perché insomma lei è un addetto ai lavori con la sua... Lui è laureato, è agronomo, vero? Io sono laureato in scienze agrarie e poi laureato in scienze forestali, quindi ho due lauree. Quindi è proprio esperto, diciamo così. Diciamo che siamo della materia. Anna, ma tu sai sciare? Senti, io veramente ho preso molte lezioni. Molte. Però non sono... sai, certi sport bisogna impararli da piccoli, quando non hai paure, quando sei spericolata, quando ti lanci. Io mi ricordo che, per esempio, imparai ad andare sui pattini, che ero una bambina, se rimetto i pattini, dopo tanto tempo li ho rimessi, ma quelli su ghiaccio, pensavo di non poter rimanere in equilibrio, ma invece sono andata benissimo. Così con la bicicletta, però il nuoto... Se tu, come dire, quando vai avanti negli anni, vuoi diventare, vuoi imparare, è difficile. E sciare, ho messo gli sci, insomma, che avevo superato la maggiore età, per cui sì, sto lì, però non me la cavo, ecco. Ho capito, hai fatto molte cadute, ti abbiamo... abbiamo visto questa la tua fisionomia mentre insomma svolazzavi, e il tuo principe azzurro ti salvava dalla neve. Il mio principe azzurro adesso alla grande, capito? Generale, voglio dire, mio marito sa sciare perché ha cominciato anche da ragazzino. Ripeto, gli sport, per essere bravi devi tutto fare, tutte le cose vanno fatte nell'età giusta, come l'apprendimento, no? È una tabula rasa la tua mente, per cui quando si cominciano a dare informazioni, notizie, e quindi a educare il cervello, poi è tutto più facile, poi diventa tutto difficile. Se non sei allenato neanche allo studio, per esempio, e cominci in età avanzata a prendere i libri, diventa un po' pesantuccio. È un po' più difficile. Generale, almeno è per quello che mi riguarda. Generale, veniamo ad argomenti che ci interessano sempre più da vicino, perché questa xylella avanza. Vogliamo fare un resoconto? Guarda, direttore, non è che... Non ne vuole parlare? Come? Non ne vuole parlare? No, ne possiamo parlare.
Sì. Magari le cose che dirò non sono aggiornatissime, anche perché in realtà insomma, la regione non è che sta facendo molto rispetto a quello che abbiamo detto l'altra volta. Di nuovo c'è una delibera della giunta regionale che non ha reso più obbligatorio le arature nel mese di aprile nella zona infetta, quindi in tutta la provincia di Lecce. E questo è un fatto negativo, perché omettendo le arature si omette di combattere il vettore, cioè la sputacchina, e si dà la possibilità alla malattia di diffondersi sempre di più. Mentre è rimasto obbligatorio le arature da farsi sia nella zona di contenimento, che è la parte più a nord della zona infetta, che nella zona cuscinetto. Grazie a Dio qua è rimasto l'obbligo, così come la normativa europea dispone. Però il fatto che per la prima volta nella provincia di Lecce non è più obbligatorio arare i terreni non è un fatto positivo, perché quelle poche piante che sono rimaste ancora sane facilmente si potranno infettare. Non solo, ma siccome si è potuto reimpiantare le varietà diciamo resistenti ma non immune di ulivo, ecco, queste varietà resistenti si infetteranno anche loro, per cui abbiamo fatto investimenti di milioni per avere insomma, le piante si infetteranno nel più breve tempo possibile. Non era da farsi questa cosa. Bisognava rendere ancora obbligatoria tutta l'area anche infetta. Solo così si può cercare di fermare questa terribile malattia che non si riesce a fermare ormai da diversi anni. Non so se sono stato chiaro. Ma i nostri terreni, diciamo, secondo lei sono coltivati bene, o il fatto che lo si faccia diciamo come passatempo, perché non ci sono molti agricoltori insomma che lo fanno per attività lavorativa, ce ne sono anche tanti che hanno il loro lavoro e poi nel pomeriggio, poi nei giorni festivi coltivano i terreni. Noi paghiamo questo rispetto al passato, in cui invece il terreno era fonte di reddito per la famiglia e quindi si andava via al mattino e si ritornava la sera? Certo. La nostra proprietà fondiaria è molto frazionata, è una proprietà molto frazionata, per cui la superficie non garantisce mai un reddito costante e buono per sostenere tutte quante le famiglie. La maggior parte di queste sono legate ad altre attività, chi è impiegato, chi ha altre attività. Poi a tempo perso si dedica anche all'agricoltura. E questo fatto ha delle positività e delle negatività. Le negatività sono dovute al fatto che non si riesce ad avere un reddito sicuro, certo, in grado di sostenere una famiglia. Ecco. La positività è che comunque la gente va in campagna, almeno chi ha la passione, chi vuole ancora investire in queste attività, e quindi riesce a coltivare. Perché non tutti fanno così, perché c'è anche in questi ultimi decenni l'abbandono delle campagne, e quindi notiamo che i nostri uliveti, cresce l'erba, non vengono curati, non vengono potati, sono abbandonati a se stessi, e questo ovviamente è un fatto fortemente negativo. Negativo però è dettato anche dalle condizioni politiche, delle condizioni di mercato, delle condizioni economiche, perché mantenere un oliveto ha i suoi costi,
certe volte la gelatura, la xylella, l'incendio, la siccità, ecco, non garantisce una produzione che serve a coprire neanche i costi. Ecco perché c'è diciamo un po' questo abbandono, e abbandonare i terreni per la questione della xylella è un fatto fortemente negativo, perché se si abbandona la sputacchina cresce in modo abbondantissimo, ed è lo strumento, l'unico strumento che si ha per diffondere questa malattia. Vedi, nel caso del coronavirus non esiste un vettore, un'altra entità intermedia. Il passaggio tra la persona malata e la persona sana avviene attraverso il contatto, la vicinanza, attraverso le goccioline che noi respiriamo. Nel caso della xylella c'è questo insettino che va a punzecchiare prima la pianta malata, poi quando va sulla pianta sana infetta quella sana. Se l'insetto, diciamo, in teoria non esistesse, neanche la malattia si poteva propagare. Purtroppo ce n'è tantissimo, e non si fa interventi adeguati per poter fermare questo insetto, perché l'insetto si ferma non solo con le arature, ma anche con dei pochissimi trattamenti insetticidi, così come si fanno anche per la mosca dell'olivo. Sono trattamenti, diciamo, abbastanza usuali, però ecco, le condizioni economiche non sempre consentono di fare tutti questi interventi, e da qua nasce l'abbandono. Ecco. Onestamente la Regione Puglia su un'altra cosa ha mancato, su questa cosa, a fare un'adeguata comunicazione alla gente, anche per ricordare l'impegno delle arature, per stimolarli, per ricordare che cosa significa avere questa terribile malattia nei propri terreni, in modo tale che poi il vettore venga in certo modo controllato. Questa è stata un'altra forte mancanza della Regione Puglia, che fece un intervento su un giornale, mi pare sulla Repubblica, qualche tempo fa, dopodiché insomma non si è fatto sostanzialmente più niente. E quindi la gente, ora sono scattati i controlli, dal 1° maggio ci sono i carabinieri forestali che hanno iniziato a fare i controlli, e quindi purtroppo chi non ha fatto quello che doveva fare sarà sanzionato. Io ho altre domande da fare, sicuramente anche Anna, ma abbiamo un Enrico che ci sta chiamando. Vediamo un po' se ha qualche domanda da farle. Permette, posso, generale? Come no, come no. Enrico? Un ascolto come sempre. Grazie, grazie. Grazie a te, il nostro Auditel resta allo stesso livello. Se poi ci fai sintonizzare anche altri amici, andremo non posso dire alle stelle, no, mai sì, alle stelle non lo posso dire. Andremo meglio. Non porta più bene dire alle stelle, generale, che le devo dire, sono veramente deluso di queste stelle qua. Allora dimmi, Enrico. Dimmi, caro. No, tu hai chiamato, vuoi fare qualche domanda? Sì, innanzitutto volevo... Poi scusami Enrico, non mi dire spesso caro, perché qua qualcuno può fraintendere. Io proprio domani ospito Silvana De Mari e parleremo proprio di argomenti di un certo rilievo. Se tu insisti con il caro mi metti in difficoltà. Prego. Non credo si possa minimamente equivocare sull'uomo. Beh, come persona, nel senso come, ecco, liberamente, e neanche come uomo. Va bene. Ma volevo dire una cosa, colgo l'occasione di vedere il generale Silletti in una trasmissione, perché mi complimento con lui innanzitutto per la disponibilità che ha dato a suo tempo
ecco, a un piccolo giornale che però ha fatto tanto, perché dobbiamo ringraziare tutti noi pugliesi. Il generale Silletti si ha aperto la questione Xylella, completamente dimenticata durante l'emergenza Covid, e diciamo con un work in progress non solo è riuscito a liberare i contadini pugliesi, e anzi con la sua geniale il suo geniale intervento parlando di se un contadino può andare a togliere le erbe, a maggior ragione, e quindi è abile, non corre rischi a togliere le erbe, pena, sanzione e denuncia se non l'avesse fatto, non vedo perché non poteva andare anche a coltivare il suo campo. Quindi il primo successo. Il secondo, l'allarme che lui ha lanciato sul fatto che la xylella avanza a macchia di leopardo, e quindi per questa ragione, poiché noi scopriamo l'albero quando ormai è destinato a morire, non il contenimento come stupidamente, ottusamente si continua a parlare zone cuscinetto e zone contenimento, no, perché proprio per la ragione appena enunciato, che si andava a macchia, si va a macchia di leopardo, quindi tu vai in una zona che è già ormai condannata a vedere degli alberi già destinati a morire. Quindi il suo appello invece ad andare al di fuori di queste regole, che ovviamente è una mia interpretazione, queste diciamo limitazioni forse rispondono più a un disegno diciamo ineffabile, per non dire l'aggettivo che mi viene in mente, perché tenere i contadini a casa, come giustamente è stato denunciato, significava aprire a quel discorso che la nostra Bellanova ha trovato come alibi smentito per la sanatoria ai migranti. Quindi il generale Silletti è diciamo la persona a cui si deve dire grazie per aver liberato non solo i contadini pugliesi, ma per un effetto domino un po' tutti i contadini d'Italia. Parliamo di quei contadini hobbisti, che bruttissima parola, come ho già detto in un'altra circostanza, che in realtà sono i contadini della tradizione, sono i contadini che mantengono vivo un aspetto addirittura culturale, oltre che culturale, della nostra Italia in genere e della Puglia spiccatamente. Quindi oltre alle congratulazioni a lui, volevo solo sapere se attualmente, col contributo della stampa ovviamente, vale la pena lanciare qualche diciamo allarme accessorio oltre a quello che lui ha già lanciato. Ha fatto tanto per la Puglia, ma ecco, come si suol dire, le ciliegine sulla torta non ci sono ancora. E tra parentesi, ciò che ho appena sentito nell'intervista mi allarma molto, perché lui potrà confermare che il batterio della xylella è facilmente mutabile e potrebbe attaccare mandorli e ciliegie, altra risorsa straordinaria dei nostri territori. Sentiamo. Quindi... Enrico? Dimmi, caro. Ascoltiamo. Sì. No, il generale, è vero che sta in pensione, ma avrà anche i suoi impegni, e diamogli tempo di rispondere. Allora, sono in ascolto assoluto, caro. Ne approfitto, sì. Se mi consente, di dire innanzitutto che la questione comunicazione è un fatto indispensabile per la lotta alla xylella, così come si è visto anche per il coronavirus. E io devo ringraziare tutte quelle persone, quegli strumenti che mi danno la voce per poter ricordare la questione xylella. E quindi devo ringraziare in primis Telemike per
perché mi dà questa possibilità, come pure voglio ringraziare la Gazzetta a Mezzogiorno che con tanta disponibilità mi accetta nei suoi fogli, e anche Minervino Life voglio ringraziare perché è stato anche da quella televisione scritto parecchio e tantissimi hanno letto ed ascoltato. Quindi è importante che la gente sappia e si convinca, perché se la gente sa e si convince, tutti insieme potremmo combattere la xylella, perché la xylella non si può combattere così come è stato fatto finora. Io sono convinto che la xylella si può, se non sconvincere, fermare, perché è importante fermare, se non la si ferma, questa continuerà il suo percorso per tutta l'Italia e per tutta l'area del Mediterraneo. Per cui è necessario che tutte le persone coinvolte, dalla politica, agli agricoltori, ai mass media, a tutti quanti, ecco, facciano la loro parte, così come si sta facendo per il coronavirus, per contrastare questa terribile malattia. Che, lo voglio ricordare, quando io ho smesso di fare il commissario, l'ho lasciato ad Oria, e oggi la troviamo in periferia della provincia di Bari, e gran parte della provincia di Brindisi e buona parte della provincia di Taranto. Perché? Perché non si è preso veramente sul serio questo problema. Questo è un problema che va risolto con sincronismo di chi prima di tutto deve intervenire, e anche con l'appoggio di tutte le persone che alla fine vengono ad essere danneggiate, perché tra l'altro è una malattia terribile dovuta anche al fatto che è un parassita non solo dell'ulivo ma anche di altre specie, come Enrico ricordava. In Puglia mi pare che ne sono state censite almeno 33-34 specie, sia specie agrarie che specie spontanee come il rosmarino e altre ancora, e agricole, giustamente si ricordava, il rocco, il lavando e altre specie. Per cui bisogna veramente rimboccarsi le maniche e mettersi con convinzione a combattere questa malattia, perché l'esito ce l'abbiamo alle nostre spalle, il cimitero generale, ove passa questa malattia le piante di ulivo muoiono tutti quanti. La pianta di ulivo, bisogna ricordare, è la pianta più sensibile a questo ceppo, perché di xylella, come i virus, come il coronavirus, c'è tanti ceppi che si alternano, si modificano geneticamente anche nel tempo. Anche la xylella ha tanti ceppi. Questo ceppo è particolarmente virulento per l'ulivo, meno per altre specie, e quindi quelli che troviamo alle nostre spalle sono piante morte, soprattutto di ulivo. Soddisfatto, Enrico? Sì, volevo fare una domanda molto cattiva, ma se me la consenti. Sì, prego, ma fai la domanda o ci fai la sintesi dell'introduzione alla domanda? Allora, il generale è stata vittima di una, diciamocela tutta, lo dice la Gazzetta, forse Emiliano dimentica, è stata la vittima insieme a tutta la Puglia della cattiva politica. Ora, lungi dal consigliargli di scendere in politica, perché è un lavoro veramente massacrante, ma una risorsa come lui, dico io, perché non viene ascoltata ora che si è sgombrato il campo da ogni tipo di equivoco, e proprio questo Covid sta dimostrando la pericolosità di una pandemia che in realtà in gergo tecnico è una epifichia, che rischia di piegare una delle voci più consistenti
del nostro prodotto pugliese e italiano. E dico pugliese in italiano perché al di là di quello che è il danno diretto, cioè il danno collaterale d'immagine, gli ulivi di Puglia condannati, e in questa circostanza ancora di più se non fosse intervenuto il generale Sigletti, che ha avuto diciamo, la bontà di prestarsi a qualche intervista con gli esiti che abbiamo appena detto. Beh, io dico questo, che è veramente stupido non pensare che questa epifitia, questa pandemia delle piante, non è un fatto solo pugliese, è un fatto del Mediterraneo. Non a caso è la CEIAM che ha fornito questo allarme disatteso, dimenticato, addirittura oscurato, perché fu portato come problema persino ad Expo, ma non ne ha mai parlato la stampa, se non fossero per persone come te, Gino, che vivono il territorio, stanno tra la gente, vedono gli ulivi. La grande stampa si è completamente disinteressato di questo perché, la dico per come l'ho interpretata io, era un problema politico anziché un problema sanitario ed economico. Ora, io mi congratulo ancora col generale Silletti, e la cosa di cui, ecco, la domanda è più o meno questa. Ho sentito parlare con allarme che si sta avvicinando da queste parti, ma perché lui non promuove qualche conferenza o anche tramite te, Gino, che sei sempre molto attento alle vere istanze sul territorio, non si cerca di dare un aggiornamento ed allargare anche quell'indice di ascolto, che odi il termine audience, nelle terre che si stanno interessando alla tua televisione? Ho avuto riscontro da molti amici che, dopo aver visto, magari per amicizia, il programma, cominciano a seguirti per la rassegna stampa, per gli ospiti sempre diciamo a sorpresa e validi. Quindi perché non facciamo fronte comune tutti? Io nel mio piccolo, con quel poco che so scrivere, con qualche post, qualche articolo che mi fanno passare, e soprattutto tu con la tua televisione Liberamente, che è una emittente, credimi, meritevole di ben altre, di ben altra, ecco, di ben altro riscontro, di ben altra visibilità. Oh, grazie, grazie Enrico, però anche se tu mi fai tutti questi complimenti, il tempo della clessidra è lo stesso, perché più di questa, vedi, più di questa non ne ho, più grandi non ne ho, quindi al generale, regalo, che è la Gino, risorsa, te ne regalo una risorsa, più grande, la nostra risorsa. Appena te la trovo una più grande te la regalo. Non entrerebbe nello studio, abbiamo uno studio piccolo, le telecamere sono grandi, ma lo studio è piccolo. Allora Enrico, alla nostra risorsa, il generale, cosa chiediamo? Beh, chiediamo se è possibile, e la disponibilità, proverò a parlarne con un giornale che è molto attento a questi temi, dico Minervino Live, per dire il circuito live. Va bene, la disponibilità, quindi una presenza maggiore. Possibilmente qualche notizia anche sulla diffusione, per quello che lui ha potuto riscontrare o gli hanno riferito, perché è importante che i contadini, anche amatoriali, ma anche le varie aziende che sono collegate di trasformazione, sappiano di questo allarme. Quindi sapere che è arrivato nella zona X significa allertare, diciamola così, il vicinato su un pericolo che è incombente. Magari, se non abuso dell'amicizia e dell'attenzione che mi riservi, non so, dire a Telemaig, vengo il giorno tot, magari cerchiamo anche di diffondere la notizia per parlare della zona D, e quindi avvertare così i contadini di Taranto, i contadini di Bari, i contadini di Foggia. È chiaro. Generale, a lei. Allora, io in qualsiasi contesto ho sempre dato la disponibilità
a dare il mio contributo per la risoluzione di questo problema. Questo è chiaro. E qua bisogna effettivamente impedire a Maxivelli di andare avanti, perché se arriva in provincia di Bari, e io conosco tantissime famiglie, specialmente nel nord del Barile, tra San Nicandro, Bitetto, Grumo, Corato, Andria, famiglie che vivono, cioè vivono dall'olivicoltura, che vivono da questa attività. L'impegno che io vorrei dare è fermare la xylella per proteggere queste persone, perché se la xylella arriva in provincia di Bari sarà veramente un dramma, sarà un dramma al dramma. Ecco perché io sono convinto che noi qualche cosa possiamo fare. Il problema è che anche politicamente bisogna mettersi con seguire tutte le indicazioni che la legge ci dà, che la legge è uno strumento della scienza, per cui quello che la scienza e la legge ci ordinano, noi lo dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare con convinzione e con una sequenza a tambur battente. Non bisogna dare il tempo al batterio di propagarsi. Senza tregua. Dobbiamo cercare il batterio per poterlo combattere e non farci circondare dal batterio. Questa è la grande differenza. Bisogna prendere d'anticipo il batterio, cosa che in tutti questi anni onestamente non è stato fatto, direttore. Questo volevo dire. Va bene, generale, noi martedì ci rivediamo allora, ci ricolleghiamo, quindi se ci sarà novità o qualcosa da aggiungere lo diremo, altrimenti parleremo delle condizioni meteo e faremo una bella chiacchierata. Tanto sono sempre a disposizione. No, ma noi abbiamo ancora concluso, io dico questo, adesso congediamo. Enrico, sei soddisfatto? Più che soddisfatto. Bene, e allora ti saluto. Sì, un agrimike, mi piace questa, suona, ma Enrico, quando le pensi queste cose? Non hai dormito stanotte magari, è vero? Sì, pensando a voi, no. Di altro tipo. Senz'altro, domani ascolta bene che ci sarà la De Mari, così fai domande belle pertinenti alla De Mari. Buona giornata Enrico, grazie, buon pomeriggio. Saluto al generale Silletti, si spenda per il grazie, territorio, grazie. Come ha sempre fatto, e che finalmente la gente prenda sul serio quell'allarme che è stato soffocato, dico soffocato, 5 anni fa. Avremmo potuto abbattere poche migliaia di alberi, abbiamo perso 1.800.000 ulivi, stando a quello che ho letto nel 2018, e questo è un delitto verso la Puglia. Ma mi fermo qui perché la Cressida si sarà sfondata. Grazie Enrico, non cambiare programma Enrico, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Allora, generale, Anna, scusami Anna, sì, hai qualcosa da chiedere? Scusami, ma avevamo Enrico in linea. Io ho sentito, saluto, ciao Enrico. Io volevo chiedere al generale, volevo porre una domanda, voglio uscire fuori tema, però mi devo riagganciare ad un post che il 10 maggio il generale, il dottor Giuseppe Silletti, ha lanciato. Lui parlava di un ricorso, no? Di un impianto di compostaggio in agro di Grumo. Ecco, su questo la sua posizione, dottor Silletti, generale. Dunque, è chiaro che il problema dei rifiuti è un problema estremamente complesso e che bisogna affrontare seriamente e definitivamente. Sono anni che giriamo intorno
Forse 20, in generale, io ho scritto un articolo, ma forse se non 20, 18, quindi insomma sono tanti anni, sì sì. Sì, e che giriamo intorno a questo problema e mai troviamo la vera soluzione, ma non è soltanto un fatto pugliese, anche altre regioni d'Italia si trovano nella stessa condizione. Il fatto specifico ha una storia molto, molto lunga, fatta di intrighi giudiziari, che si è risolto con un diniego da parte del, un rigetto da parte del TAR Puglia a un ricorso che ha fatto la ditta proprietaria di questo impianto, quando poi la ditta aveva già l'autorizzazione al compostaggio da parte della Regione Puglia. Questo è il grande, grosso problema, che gli enti non si mettono d'accordo su quello che si deve fare. Quindi la Regione Puglia ha dato l'autorizzazione a fare il compostaggio e anche si sono ribellati tutta una serie di figure, dal comune di Toritto, di Grumo, associazioni ambientaliste, ma in particolare un'associazione, pensate un po', di una mandorla speciale che viene coltivata a Toritto, che si chiama mandorla Filippo Cea, che è ormai è conosciuto in tutto il mondo, in un'abbondanza incredibile, dei requisiti produttivi estremamente buoni. Ecco, il TAR ha valutato proprio queste cose, che questa attività di riciclaggio dei rifiuti, di compostaggio dei rifiuti, è praticamente incompatibile con quel tipo di agricoltura legata al mandorlo e anche all'ulivo che viene esercitato in quella zona. E siccome noi abbiamo proprio come obiettivo produttivo dell'economia agraria la salvaguardia del Made in Italy, ecco, non sarebbe più un Made in Italy se produciamo le mandorle con la puzza del compostaggio. Ed ecco che su questo principio il TAR ha rigettato il ricorso del proprietario dell'impianto. Quindi adesso non si sa bene che cosa succederà. Hanno preannunciato un ricorso al Consiglio di Stato, ma i giuristi mi dicono che difficilmente il Consiglio di Stato ribalterà la sentenza del TAR per come è stata impostata e giustificata. Ecco, noi liberiamo quindi il generale Silletti, magari la prossima settimana affrontiamo in maniera approfondita il rapporto tra la cura del terreno con le arature, insomma la buona cura del terreno, e il rapporto che si ha rispetto all'uso di sostanze insetticida, insomma. Sì, sì, questo rapporto lo possiamo fare la settimana prossima? Sì, 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 è molto interessante, ci avrei veramente tante cose dette. Bene, ci fa piacere. Buon pomeriggio, buona serata. Grazie. Grazie. Buona serata, a lei. Generale. Grazie a lei. Ciao Anna, ciao, ci vediamo.